Benvenuti, benvenuti nel mio canale. Come al solito, like, iscrizione, commenti e campanella attiva. Mi raccomando, perché nel pomeriggio ho pubblicato il video sul concorso per il raggiungimento dei 1000 iscritti. Partecipazione totalmente gratuita, premi reali. Quindi vi raccomando, vi invito a vedere quel video e a partecipare, qualora lo vogliate, al concorso. Allora, si è appena conclusa da poco Juve Fiorentina. È stata una partita più o meno sulla falsariga della Juve da Serie A, non la Juve, diciamo, da Champions, una Juve che, come al solito, crea, riesce magari, insomma, il fraseggio, riesce magari a portare palla, a tenere palla, il possesso palla, ma che poi alla fine gli manca sempre quello spunto, quel passaggio, il tiro, palla filtrante, quella che comunque può darti magari la possibilità di poter segnare, cosa che, come al solito, è mancata e manca ancora. Il gol è stato un gol, insomma, abbastanza voluto, da Cuadrado, dall'Ape, come la chiama Ziliani, che in pratica si è incuneato in area di rigore. Mi sembrava un po', per certi versi, lo stesso gol che fece sulla rimonta di Juve-Inter, quella che poi vincemmo 3-2 con il gol negli ultimissimi minuti da parte di Higuaín. Quindi più o meno la posizione è la stessa, il tiro era leggermente differente, però comunque il gol ci ha dato quei 3 punti che ci servono veramente come loro, perché la partita si stava avviando tristemente verso un 0-0 scialbo, tra l'altro in superiorità numerica, perché insomma dal 75esimo circa eravamo in 10 contro 11. E si stava avviando, come dicevo, in un 0-0 che ci sarebbe servito decisamente a poco, perché purtroppo, insomma, abbiamo praticamente giocato tutti già i jolly in questa stagione e non possiamo più permetterci, insomma, dei passi falsi, soprattutto in casa. Questa volta ci è andata bene, il cortomuso, diciamo così, insomma, si è riproposto dopo, insomma, aver segnato qualche gol in più in Coppa Campioni. Questa volta ci è andata bene. Non sono completamente soddisfatto, perché mi aspettavo, insomma, una Juve un po' più propositiva, un po' più pericolosa, un po' più, insomma, spumeggiante, chiamiamola così, non quella stessa Juve che spesso e volentieri tiene palla, ma che poi, insomma, punge poco, offende poco. Alla fine, insomma, per esempio, Dybala non mi è dispiaciuto. Morata, come al solito, è stato il solito Morata. Spesso è un fuorigioco, fa un po' di gioco di fisico, però, insomma, tutto sommato, insomma, a lui serve, insomma, segnare, perlomeno a lui, insomma, alla Juve serve che lui segni. Ne l'ho visto, insomma, c'è, cioè, così, perlomeno, insomma, su questa strada. Speravo che il gol con lo Zenit avesse potuto dare una sorta di sveglia allo spagnolo, ma come pare, insomma, ancora un po' addormentato. Comunque, ripeto, sono 3 punti che servono veramente tanto, perché bisogna acquistare fiducia e un po' cercare un po' di ridurre quello che sono i punti a ridosso delle prime 4. Avevamo 4 punti dalla Roma, adesso ne abbiamo uno, però ancora la Roma deve giocare. Quindi vediamo cosa succede, perché comunque sia dobbiamo tenere il treno di quelle quattro lì davanti, quelle delle quattro posizioni lì davanti, e non perdere quello che è il nostro scudetto di quest'anno, che è la qualificazione alla prossima Champions League. Detto questo, io penso di aver finito. Grande Cuadrado, vi invito a iscrivervi al canale, like, campanella inattiva e commenti, e vi invito nuovamente a rivedere il video del concorso per i 1000 iscritti che ho pubblicato questo pomeriggio. Detto questo, ho finito veramente, fino alla fine. Forza, Juve!